dati e pagati. Quando la privacy diventa business. Un'idea di Davide Pelanda. Sono nato il 5 maggio, lo stesso giorno, la stessa data in cui è nato anche Karl Marx. Abbiamo però una differenza di età di 147 anni. Curioso davvero. Lui, Karl Marx, è però stato molto attento ai soldi, ai danè, come si direbbe a Milano, ed aveva fatto attenzione su come il denaro si trasforma in capitale. E c'è anche scritto un libro, proprio Il Capitale, pubblicato nel 1867. Un tomo che è considerato il testo chiave del marxismo che si contrappone all'economia liberista che dominava a metà dell'Ottocento. Il suo obiettivo era quello di svelare la legge economica della società moderna. Per Marx, l'essenza del capitalismo può essere riassunta così: produzione di denaro per mezzo del denaro. L'unico obiettivo nel modo di produzione capitalistico è il moto incessante del guadagnare. Ma cos'era e cos'è oggi il denaro, secondo questo filosofo? Esso è una merce particolare che serve da equivalente generale di tutte le altre merci. Tutte le merci, infatti, vengono scambiate con il denaro. Il denaro è una merce speciale perché ha solo valore di scambio e nessun valore di uso. Secondo Marx esisterebbe una formula che dice DMD, cioè denaro, merce più denaro. Perché il modo di produzione capitalistico consente di guadagnare più denaro di quello che si è investito. Il capitalismo è l'infinita ripetizione del processo DMD. Marx chiama D plus valore e il passaggio da D a D1, valorizzazione del valore. Il suo problema successivo allora è capire come si forma il plus valore, come si fa a guadagnare di più di quanto si investe. Da dove viene D1, cioè il denaro? Semplicemente il plusvalore è prodotto dalla forza lavoro che, a sua volta, è una merce venduta sul mercato dalla classe operaia. La forza lavoro è la fonte del plusvalore perché è l'unica merce che produce nuovo valore e lo produce perché quando viene consumata, cioè impiegata nel processo produttivo, può produrre una quantità di lavoro e quindi di valore superiore a quello necessario per riprodurla, cioè a quello che è necessario agli operai per vivere. E qui, con il richiamo al capitale di Marx, ci fermiamo. Perché oggi il paragone con il denaro prodotto dalle banche dati di internet in mano alle grandi aziende tecnologiche e quello prodotto dalla forza lavoro degli operai sfruttati, citati da Marx, non regge più. Se un tempo, cioè nel 1800 d.C., i soldi si facevano sfruttando la forza lavoro che erano gli operai, oggi il sistema permette di arricchirsi e diventare imprenditori usando solo e esclusivamente il web, internet, i social media per intenderci. C'è stata dunque una mutazione antropologica del capitano d'industria. Oggi quel mondo, ancora legato all'industria novecentesca, non esiste più, almeno per ciò che riguarda il nostro bel paese, cioè l'Italia. Oggi l'equivalente del famoso avvocato Gianni Agnelli, patron della Fiat, non esiste più. Esistono invece gli influencer che lo hanno sostituito. Gli esempi sono tanti. Uno di essi è la coppia azienda Ferragni-Fedez. Lei, Chiara Ferragni, laureata a pieni voti in economia all'Università Bocconi di Milano, lui, Federico Leonardo Lucia, invece con appena la terza media, proveniente dall'Interland milanese. Questo sodalizio, negli affari e nell'amore, incarna il neocapitalismo legato al campo editoriale pubblicitario delle multinazionali statunitensi. Proprio l'antitesi dei vecchi capitani d'industria del passato. È il nuovo che avanza, bellezza. Lui, Fedez, sotto le spoglie del cantante rapper, è riuscito in poco tempo, con furbizia e astuzia, con la sua finta trasgressione, da comunisti con il Rolex di cui ha cantato la famosa canzone, nel frattempo ha accumulato più follower della somma di tutti i principali organi di stampa nazionali e divora grossi contratti pubblicitari. Tra le sue strategie d'impresa, le numerose battaglie per i diritti dei gay, piuttosto che azioni filantropiche che l'hanno visto protagonista nel girare i quartieri milanesi per distribuire pacchi dono ai non abbienti durante la pandemia del coronavirus. Oppure investire soldi per la realizzazione di posti letto ospedalieri per pazienti malati sempre di Covid-19. Oppure ancora mettendo in mostra i suoi tatuaggi o le sue unghie dipinte con smalti appositamente realizzati e diventati velocemente un brand di successo
eccetera, eccetera, eccetera. In questa nostra riflessione si può dire che Fedez è un mass media, calza a pennello. Ce ne siamo accorti un po' tardi, solo quando è riuscito a dominare la scena durante il concerto del 1° maggio del 2021, schierandosi contro la RAI per una supposta censura nel suo discorso in difesa dei diritti degli omosessuali e del mondo LGBT e contro le terribili frasi di alcuni esponenti leghisti. Si è facilmente avuta prova, ebbe a dire un senatore esponente del Movimento 5 Stelle, che questo personaggio non ha bisogno della TV, non ha bisogno della RAI, non ha bisogno di Mediaset o di Berlusconi, non ha bisogno di nessuno, perché i mass media è lui. Se lo vogliono, detta lui le condizioni. Figlio com'è di una rivoluzione della comunicazione pari alla stampa di Gutenberg, che ha creato un vero e proprio ribaltamento di potere. Fedez ha un suo pubblico coltivato bypassando l'Italia e le sue logiche di dominio e di controllo, soprattutto politiche. Usa Instagram e YouTube per veicolare il suo messaggio. Se vuole fare qualcosa di televisivo lo può fare su Amazon Prime o Netflix, tutte aziende americane che non subiscono alcun ricatto dalla politica italiana, perché sono più grandi della politica stessa e dettano a loro volta le condizioni. Questo un esponente del Movimento 5 Stelle. Fu quella la sua occasione per dimostrare al folto pubblico di giovani che vogliono sentirsi fuori dagli schemi, ma senza essere davvero, e che lo seguono sui social media, di essere un eroe. La bravura degli influencer, come Duo Ferragni e Fedez, è proprio quella dell'aver trovato, in questo mondo artificiale, una vena d'oro da prendere freneticamente a picconate per estrarne ricchezza a non finire. Soldi, visibilità, sponsor. Dati e pagati. Quando la privacy diventa business. Un'idea di Davide Pelanda.